Anche perché ne arriva il caffè, mo. Meno male che c'è l'aria. Buongiorno. 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 Caro Giuseppe. Pasquale. Pasquale. Lascia ci stare. Un ingaggio. Ma, oh Mario, ma sapevi niente che avevi venuto? Nessuno ti ha detto niente. È la stessa. Ma posso dire una cosa? La posso dire una cosa? Ma tu non c'era Tonini? No, non la posso dire una cosa. Adesso il padre, come al solito, ma scusa, non avevi chiamato tu? Un ti aiuto detto io? Mi chiami? Compare un ciobello. No, ancora mi cominciare. Pioggia temporale sparse, tutte le aree peninsulare. Signor Albino. Sta caffettella. C'è già, no? No. Albino, metti una... Uno. Scusa, ti chiedo scusa, non te la vivi gustare? Sì. Gustare che vuol dire? In dialetto. In dialetto gustare non ci può. No. Gustare significa, lo stai guardando, vorrei gustare. Ucci vuoi. No, gustare è così, dice. C'è bisogno di tuo ego. Momo gusta, momo gusta. Come sapere te dentro? Vabbè, no, hai detto bene, no, per fare la battuta. Comunque. Assaporare, me l'hai assaporare. No. Devo devo assaporare. Perché vuoi cercare di vedere giù i barbieri? Solo che a me non piace... mi da piace... casa? No, mi piace dare tiepido da casa. Beh, tu sei tutto particolare. Sì, ma quando la è un caffè da casa, io lo preferisco tiepido, non lo preferisco... Invece lo pilente quando è al bar. È bella. Chi è? Così bella. Sì. È stata la gamba piccolina, piccolina. Così bella. Stessa ghilla. Le cose nere sono sempre belle. Vedi se si sente, vedi se si sente. Si sente? Vieni da me, aspetta. Si sente? L'ha pensata da me. Non è che sta registrando. Ma si sente? Mamma mia, stereo si sente. Stereo. Questo programma è offerto da Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. Viale Santuario di Tipodi, Feroleto Antico. Telefono 0968 45 38 48. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301. Oppure 349 13 35 728. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Ci siamo. Ci siamo, Tony. Guarda, prima di iniziare ti vorrei dire una cosa. Sì. Se ti piglia torcicuello o ti senti sdrenato, se ti cogli pilluruello di cirasa che ha mangiato, la diarrea che non ha fine, se ti dolono i ginaggi a cotillo oppure i reni, o si arriva ancora saggi, se ti torci in doglie panza o piccoli che ti danno, o parlando con crianza di morroidi suo fratello.
si usa il biello di appusso o di cogliere un montone, si ti spoca tutto il musso, si tazzanna il corzone. Il corzone che è? Il serpente, no? Il serpente. Io sempre un corzone. Si ti sente tutta la crozza come un'umida buffata, o gli usciati di cannarozza o narici da incigliata, si ti piglia la flussione e il naso cula e scula, si ti giumpi l'iniezione o il mangiare un tiene gola, che ti viene il luri stuorno, si ti chiede tanto uiato, che nessuno ti santuorno e da piesto vicinato. Oh, mamma mia, biello mio, non disperare, senza borghi né di cocci, senza impiasci né cirocci, tutto può passare. Tutto può passare. C'è una sola medicina. Ed è la pellicellina. È la pellicellina, davvero? Ah, da ricordo. Sì, la pellicellina ti fa passare tutti. Veramente. Bravo a Tonino. Allora, dopo oggi, questa bellissima poesia di Dario Galli, il nostro Dario Galli. Il nostro grande Dario. Salutiamo tutti i cittadini. Però non fare cominci. Salutiamo i nostri cittadini. E se Tonino sempre, prendo sempre il permesso del mio amico collega Tonino, collega, cioè ormai siamo il mio collega, come vedete siamo, è vero, il mio collega Tonino, voglio salutare, anche il vero giornalista è lui, in effetti voglio salutare un grande amico mio di via Marasco, che è il signor è Luigi Di Gennaro, che sarebbe il papà di Valentino. Ah, però sotto devo... sua moglie Lina, però, guarda... e poi guarda che ci sono sotto la signora, la comare Caterina. Sì, però devo dire una cosa, ci sono persone che si stanno lamentando con Gaglimà un nome e lo cognome. Beh, l'hai indovinato, ma. Non lo so. Come fece fuggire. Io no? Lo sanno, sanno dominato. Se, come lo è, vi saluto e vi voglio bene. Va benissimo. Allora, dopo questo, si può, dopo queste dediche, oggi ne abbiamo 23. 23 maggio. Siamo alle porte della fine di maggio. Siamo alle porte della fine di maggio. Ma ha dittato vota, o alle porte o alla fine. Una cosa sola. Certo. Dai, non ti distrarre. No, non mi distrarre. Dobbiamo guardare la telecamera. Va bene? È una bellissima telecamera che abbiamo stamattina, Tony. Sì, va bene. Allora, Tony, vado con il pensiero del giorno. Che cosa dici tu? Con il pensiero del giorno. Sì, andiamo con il pensiero del giorno. Il pensiero del giorno dice questo stamattina. Una grande passione infelice. Come? Una grande passione. Sì, una grande passione. Infelice. Ah. Infelice. È un grande mezzo di saggezza. Che vuol dire, Tony? Ma che non lo dice Giulio, perché è troppo complicato. Beh, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Charles Rousseau è definito. No, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Charles Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Che cazzo. Mm-hmm. Ma che ci vuole la laurea? Non è definito. La laurea. Bello, allora, sì, una grande passione infelice è un grande mezzo di saggezza. Va bene, detto questo, salutiamo ovviamente a Jean-Jacques che abbiamo incontrato l'altra sera subito alla stazione mentre passiamo. Andiamo alla chiesa di Corda. Andiamo alla chiesa di Corda. Agli Santi. Agli Santi. Allora, stamattina è bella questa cosa. Dammi gli auguri, dai. San Giovanni Battista Re, De Rossi sacerdote. No, ti chiedo. San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote. San Giovanni Battista De Rossi, De Rossi è il cognome. C'è da paura Giovanni, il nostro Giovanni. Ma che cita Giovanni, che le ha Giugno, che le è Giovanni? Vabbè, che Giovanni è capace, mo. Ci dono io e ti dice che è a Giugno. Se ci dono a Giugno, ci dice che ha già fatto a maggio, 23, va bene. Poi Santo Eutizio. Ucio. Di Norcia Abbate. Bravo. Di Norcia Abbate. Che bello nome, hai visto che bello nome? Poi Santo Desiderio, vescovo. Desiderio. C'è sempre questo desiderio. Chi può desiderio è una cosa quotidiana, no. Tu non dà desiderio. Poi meteo, come sì, dico io. Piogge e temporale sparse.
in tutte le aree peninsulari. Peninsulari. Perché riguardano la penisola. La penisola. Le aree della penisola. La penisola. Eccetera. Appunto, va bene? Io giro la pagina e vado alla pagina di Lamezia. Va bene? Visto che c'è Mario qua, poi con Mario parliamo. Stamattina abbiamo Mario come nostro, diciamo, regista, operatore, eccetera, perché vi abbiamo annunciato che faremo all'interno della rassegna stampa il Tala Giornale Flash, che organizzeremo in questi giorni e sarà una, voglio dire, striscia quotidiana che durerà 2 minuti, 3 minuti, non più, sì, all'interno della rassegna, per ravvivarla ancora di più la rassegna stampa e rendere le vostre giornate meno, voglio dire, meno melanconiche, pensierose, cioè già andavamo a pensare che sono chiusa. Tony, cominci tu, no? Sì, come vuoi, caro mio. Sì, ci mancherebbe. Guardate qua, ieri qualcuno magari a casa avrà fatto anche dell'ironia dicendo un beh, con una cosa seria, Tonino, sempre cuglionia. Vi ricordate quando ho parlato e ci sarebbe stato un incontro con i sindaci, tra le associazioni e i sindaci, relativamente alla questione della sanità per quello che sta succedendo, no, riguardo a questo sistema di integrazione tra strutture ospedaliere o meno? E io mi sono messo a ridere e ho anche messo, grazie ai social, una risata. No. Ebbene, non mi ero sbagliato perché purtroppo qua Lamezia, diciamocelo, non cambierà mai. Noi ovviamente abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere di insistere, di chiamare tutti alla donata, di stimolare il dibattito, di sensibilizzare i cittadini riguardo a tutte le problematiche che riguardano la nostra o il nostro martoriato paese. Che è successo ieri? Ebbene, c'è stato questo incontro al comune in via Perugini tra i rappresentanti, ripeto, delle associazioni, e i sindaci. Ebbene, cari telespettatori, cari amici, cari lametini, pur sapere leieri e scrivere, si è presentato un solo sindaco. Uno. Vi ricordo che l'area del Lametino abbraccia almeno 16-17 comuni, quindi vi lascio immaginare, si è presentato solo ed esclusivamente il sindaco di Platania, Michele Rizzo, a cui mando un caro saluto, all'amico Michele. E per la verità c'è stato anche un vice sindaco di Iacurso, per essere precisi, ma come sindaci c'era solo ed esclusivamente Michele Rizzo del comune di Platania. Questo ve la dice lunga su cosa posso dire, sull'unità di intenti che abbiamo su questo territorio. Questa è l'ennesima pagliacciata, che, vede qua, un primo segnale, per la verità, e lo abbiamo registrato con le nostre immagini, con le nostre telecamere, un primo segnale, per la verità, era arrivato il 23 febbraio ultimo scorso, quando all'ennesimo appello sulla sanità lametina in coma, davanti all'ingresso dell'ospedale di via Perugini, ringraziando la Madonna,
si sono presentati io, mamma e tu. Praticamente eravamo presenti io, Giovanni ed Albino, con la nostra televisione, e tre o quattro, cinque esponenti di qualche movimento e dell'associazione. Io veramente non so che dire, no. È chiaro che faccio un po' di ironia, perché questa è una città che non merita un emerito cazzo. Tanto per intenderci, per essere molto chiari, senza giri di parole, che non servono a niente. Ecco perché dico io che alcune volte la parolaccia o parlare sopra le righe è molto più efficace, è molto più efficace. Non è che io ricorro alla parola, diciamo, un po' spinta per avere qualche consenso in più. Non mi riguarda il consenso. Il consenso se lo vanno a cercare i politici, non io. Io non vado alla ricerca di consensi. È stato un altro flop, lo dobbiamo registrare. Questa è la verità dei fatti. Mi dispiace per chi si sta battendo per questa, diciamo, battaglia, che spero non sia persa. Vede qua, sulla sanità e la medicina possiamo parlarne anche per giorni. Ci sono anche delle correnti di pensiero contrastanti, c'è chi dice ma guardate che così va bene, poi non è la fine del mondo, eccetera eccetera, mentre ci sono altre correnti di pensiero che dice va bene questo, però la Mezia per il voglio dire, per il numero di utenti, che sono oltre 150.000 tutto l'Interland, meriterebbe più considerazione. Io, voi sapete che in tempi anche non sospetti, non è che sono stato critico nei confronti di Scura. Scura è stato mandato qua per fare il lavoro sporco, sicuramente, perché Massimo Scura, perché non lo sapeste, è il commissario straordinario, perché la nostra sanità è commissariata, no, e l'hanno mandato qua per fare il lavoro sporco, perché in Calabria hanno giocato sporco sulla sanità, perché la sanità è stata utilizzata dai politici negli anni come bacino elettorale, mica perché loro erano dei mecenati o filantropi, no, o sono persone che hanno fatto tutto questo per il bene della popolazione, ma che andrà a stare a fare in culo tutti. Ma non è così. Hanno solo ed esclusivamente messo in piedi macchine elettorali, e questi li ha fatti campare di rendita per anni. Ecco perché è stato mandato qua il commissario straordinario. Certo, adesso la politica, ma la politica con la P maiuscola, dovrebbe appropriarsi del problema, farlo suo e fare le cose seriamente. Perché qua in Calabria non facciamo le cose seriamente. Non facciamo le cose seriamente, mettiamocela in testa. E per cortesia finiamola con questa diatriba nei confronti di Catanzaro, che ormai non fa più presa su nessuno. È una chiacchiera. È una chiacchiera questa. Cerchiamo invece di fare qualcosa che possa, no, creare una sinergia vera, concreta, positiva. Magari creando alla Mezzia Terme le condizioni per mettere in piedi dei reparti importanti, eccetera, ma facciamola finita questa battaglia quattrosordica, Comunque registriamo l'ennesimo flop.
sono amareggiato io per questo, però non mi scandalizzo più di tanto. Conosco i miei polli, che sarebbe questo paese, li conosco bene, se mi permettete. Adesso qua leggo un articolo. La palla è passata ai nuovi parlamentari, quindi questa vicenda adesso è in mano, questa patata bollente è in mano a Pino d'Ippolito e a Domenico Furgiuele, i nostri due parlamentari. Cosa potranno fare d'Ippolito e Furgiuele? Ancora non l'ho capito. Speriamo che possano, con il nuovo governo, se questo governo dovesse nascere, perché sta diventando, pure a Roma sta diventando una paccianata, una farsa, ogni giorno c'è una novità, mo' ne mancava il curriculum e i conti là, su cui stanno mandando frizzi, lazzi, pinzillacchere, pernacchie, che non vi dico sui social, no, nei confronti di Conte, perché la gente tanto ci avete di dare, no? Un'antichia, e poi si pigliano tanto, no? Tutti si sentono autorizzati sui social a spruzzare o a sprizzare merda e veleno nei confronti di tutti. Ed è questo è un qualcosa che a me non piace molto, che non mi entusiasma. Perché, cari amici, anch'io sono sui social come voi, ma io non credo che tutta la scienza si trova improvvisamente sui social e tutti coloro i quali sono dall'altra parte sono degli stronzi. Non è così, non è così, non è così. Il nostro contributo dovrebbe essere anche un contributo serio, fattivo, eccetera. È proprio così. Dopo aver aperto la rassegna stampa, purtroppo, con una notizia non certo positiva, no, e poi anche perché, vedete qua, voi pensate, no, caro Furgiuele, caro d'Ippolito, caro Scalzo, caro Oliverio, ogni anno sono oltre 50.000 i calabresi che vanno fuori a farsi curare con un grave dispendio economico da parte della regione e anche da parte delle persone. È una vergogna nostra, non riusciamo ad uscirne fuori. Come cazzo dobbiamo fare? Io non lo so. Ogni cosa mi ricorda la questione meridionale, no? La questione meridionale su 160 anni, insomma, che è gittata là ed è ben lungi dall'essere risolta. Ci troviamo anche nelle stesse condizioni. Possibile che non riusciamo a mettere in piedi una sanità degna di questo nome? Possibile che non possiamo frenare questa emorragia di nostri concittadini, corregionali, che scappano fuori per salvarsi la pelle? Dico, è possibile arrivarci o no? Che cazzo ci vuole? Fatemi capire. Caro Mario, mi riferisco a te, caro Presidente Oliverio, bisogna uscire da certe logiche, dobbiamo farla finita con il passato, dobbiamo farla finita con certi meccanismi, dobbiamo mandare a fare in culo e prendere a calci la malavita, la criminalità, questa gentaglia che è radicata dappertutto, ma non con la coppola e con la lupara o con il vestito, voglio dire, i velluto. No, oggi sono tutti quanti col doppio petto, la valigetta 48 ore o 24 ore e il computer. E allora cerchiamo di stare attenti, e mi rivolgo sempre ai giovani. Apriamo gli occhi, aprite gli occhi. Noi abbiamo già dato, noi vi possiamo solo seguire, stare al vostro fianco, non dietro.
No, no, al vostro fianco, di supporto, questo lo possiamo fare. Ancora ce la sentiamo fisicamente e non solo per poter stare a fianco, ma dovete farlo voi. Dovete farlo voi, cari giovani. Scusate per questo pistolotto, vi chiedo scusa, signor Ambrosio, se mi sono permesso di... È bene. Intanto, ieri c'è stata la notizia della chiusura della fase dibattimentale del processo che riguarda l'incandidabilità dell'ex sindaco Mascaro e degli ex consiglieri comunali Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino. C'è stata una prima udienza il 9 maggio, come ben ricordate. Adesso aspettiamo le risultanze. Io credo che entro una settimana, 10 giorni, dovremmo sapere cosa hanno deciso riguardo la incandidabilità o meno, ripeto, di Mascaro, Ruberto e Paladino. Le dichiarazioni dell'ex sindaco sono abbastanza eloquenti. Sono estremamente fiducioso, dice Paolo Mascaro. Benissimo. Allora, c'è Albino che giustamente dà il suo contributo in silenzio, leggendo no, magari una barzelletta. Io dico una cosa, che è successo? E adesso ovviamente il nostro mezzo busto, perché lo dobbiamo fare allenare per quella triscia, sempre in mano cassume, sì. Interi, così, e un cominciare a gesticolare, cerca di essere una postura degna di un mezzo busto. Dai, allora. No, guarda la telecamera, no. Tu devi guardare la telecamera. Devi fare così, vedi? Leggi e guardi la telecamera, leggi e guardi, perché tu ti rivolgi a loro. Fai vedere come si fa. No, dico io, vittima di una donna di bella. Eh? Vittima, una donna di bella. Sì, fai uno... Aspettate un attimo, signor Ambrosio, cerchiamo di... È chiaro che poi lui avrà anche una, voglio dire... Una cravatta. Una cravatta. Allora, va bene? Allora, signor, dia sfoggio. Allora, ti ripeto, sì, così. E guardi. Vai. Allora, vittima una donna di bella, Stranghis, da un vicino allontanato 53 anni. Alto, ti chiedo scusa. Stranghic. Intanto allontanato 53 anni. Allontanato. No, non si può dire, perché allontanato 53 anni significa che uno ci ha detto, ti intendi ricca e per 53 anni non ti arrivi a dire. Qua invece è allontanato un 53enne. Vabbè, 53 anni. Vabbè, poi, allontanato 53enne. Come Strangis è un amico nostro, è un cinternetti. Stalking. Stalking. Quindi ripeti la notizia. Allora, vittima una donna di bella. Da un vicino allontanato un 53enne. Benissimo, allora. Vabbè, Tore, spiegare un po'. No, e che spiegare? No, altro. Quando tu farai questa, diciamo, questo flash, questa tala giornale flash, è un problema tuo. Se tu che l'hai il titolo e se tu che lo spieghi.
perché se no non ne recogliamo ciò. E da questo vedremo pure. Allora, vabbè, comunque è una delle, è una delle tante, voglio dire, tante cose, situazioni familiari che chissà quante ce ne stanno, tantissime, magari per tante ragioni non viene fuori, eccetera. Sì, ma pistolking, caipelle le vanno addosso sorde a sto paese, capisci? Sono paesi, un paese in situazione, non è un paese. Allora, oh, poi ci dico il dottor Alecci, il nostro commissario, che salutiamo affettuosamente, non incontra mai nessuno. Ha incontrato un'associazione. Per incontrare associazione non passa a nessuno, diciamo così. Adesso ha incontrato l'associazione per la ricerca neurogenetica. È un'associazione che conosciamo bene. Salutiamo, a proposito, a Maria Bruni, che, a cui vogliamo bene, che stimiamo tanto, ma la cosa che mi ha fatto un po' sorridere, e vi chiedo scusa, ma io vado sempre a cercare l'ago nel pagliaio, per, e quando dice far diventare tutta Lamezia una città demenza friendly. Far diventare tutta Lamezia una città demenza friendly. Adesso, per la verità, io che non conosco in nessun modo l'inglese, vado a vedere che significa friendly, traduzione. Ah, eccola qua, vediamo, friendly. Ah, friendly, vabbè, comunque qua mi dice amichevole. Amichevole, lo sto vedendo io. Amichevole, quindi demenza, vabbè, non c'era bisogno, agiamo diventare una città demente, perché in quanto a demenza questa città, voglio dire, cara Maria, la sappiamo lunga, quindi non sarebbe una novità questa qua, però scherzi a parte, l'incontro si è concluso con l'impegno da parte del dottor Alecci di una visita sia a casa Alzal che al centro regionale di neurogenetica, e con la richiesta di essere informato costantemente sugli eventi che la Onlus organizzerà in città. Come vedete, l'ordinaria amministrazione, cioè in questo diciamo che c'è abbastanza da parte della commissione straordinaria, perché poi ho notato in alcune cose che la commissione straordinaria è abbastanza elastica sul piano burocratico per quanto riguarda alcune cose, mentre su altri temi si è mostrata molto 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 rigida. Boh, comunque, se queste cose non le fa emergere, non le fanno emergere i partiti politici, coloro i quali si vogliono ripresentare alle elezioni, le associazioni, i comitati, voi volete che io posso solo esprimere il mio sentore, la mia opinione. Io dico che in alcuni casi c'è una sorta di elasticità burocratica a fronte di altre situazioni dove invece è stata usata quasi la mannaia. Va bene, ma questa è un'altra storia. Signor Albino, Unito, guardate che ne parlate sempre con Giovanni di San Pietro Lameteno. Ah, e c'è scritto sicurezza presidio tecnologico. Come? Presidio tecnologico, che c'è scritto nell'area di San Pietro Lameteno.
Ma dico, perché, perché ti devi avventurare? Tecnologico. Allora, intanto è tecnologico. Penso a molto in breve. Com'è che c'è scritto? Dai, vedi, sicurezza, presidio, tecnologico. Tecnologico? Nell'area di San Pietro della Medina, vedi, incontro tra Domenico Fuggere. Guarda qua. Frigiuere. Mario Tanzi. Che cazzo, come ne ha sapere, l'onorevole Fuggiuere, ma dico, che cazzo, non sapete neanche un cazzo del cognome suo. E già. E Cario Tenzi. Eh? E Cario Tenzi. Cario. Io che mi ricordo, si chiama Carlo Tanzi, perché è un amico mio. Cario Tanzi. Ah no, Carlo. Ah, Carlo Tanzi. Penso che era Naeghi, perché... Lei mi sa tutta quanta sana, no? Pensa che c'era un puntino qua, perché stai detto Cario? Carlo Danzi. Sì. Si è parlato di un centro attrezzato di protezione civile nella zona industriale, non è una pessima idea. Però voglio dire, caro Domenico, ovviamente mi rivolgo a te, come mi rivolgo anche a Pino Di Porto, cerchiamo di parlare di cose fattibili, cerchiamo di parlare di cose che poi andiamo a concretizzare, perché siamo stanchi, no? Siamo stanchi, ormai è diventato quasi un déjà vu. Eh? Un déjà vu? Eh? È diventato un déjà vu. È diventato un déjà vu. Vabbè, capisci. Sì, tanto capisci lo stesso. È diventato, no, questa storia di promettere e poi trovarsi... Voglio dire, con un pugno di mosche. Vabbè, comunque sono tutte cose che tutti quanti noi auspichiamo. Non sarebbe male, perché un centro attrezzato nel nostro, voglio dire, nella zona ex Sirri sarebbe quanto mai, voglio dire, pertinente. Intanto è una zona centrale, e quindi dove c'è aeroporto, dove c'è autostrada, dove c'è la strada ferrata, insomma è la zona ideale per creare un centro di protezione civile. Ma cacci vuoi la politica, caro Domenico, e caro Domenico, mi rivolgo a te, perché questo incontro è avvenuto tra te e Carlo Tanzi. Quindi impegnati, così come prima ho parlato che adesso la palla passa a voi riguardo alla sanità. I problemi sono tanti, sono insoluti da anni, quindi io non mi aspetto miracoli, non mi aspetto granché. A me basta che la gente, io credo che a tutta la gente, ai cittadini, basta vedere il vostro impegno, la vostra vicinanza. Questo è già un buon segnale, voglio dire, no? Allora, c'è un'altra notizia, dottor Alecci. Voglio dire, lei leggerà sicuramente i giornali, e c'è un articolo che riguarda la biblioteca che, voglio dire, è incommentabile. Cioè, c'è una manifestazione chiamata il Maggio dei Libri, e pare che su disposizione della dirigente le manifestazioni o quant'altro non possono superare le ore 19. Tale motivazione ovviamente è supportata secondo la dirigente, è giustificata secondo la dirigente da motivi organizzativi e soprattutto della sicurezza del servizio. Io, per dirlo
come la nonna mia Virginia, dove cazzo mi gira sto paese ancora non lo so. Se qualcuno ha deciso che questa città deve morire, fate pure. Intanto vi ricordo che al cimitero posto è un cindeggio. Quindi è molto complicato anche questo, a meno che nell'area ex Sir non facciamo un altro cimitero, perché ormai la nostra città è un cimitero, basta passeggiare la sera, no, e vedere chi li qua ci ha fritti, no, INPS e quant'altro, compreso io, che passiamo, e contami mattonella la sera. Cioè, com'è possibile che una manifestazione, piaccia o non piaccia, come il Maggio dei Libri, che è un'occasione di aggregazione sociale, culturale, eccetera, com'è possibile, dottore Alecci, che non sia stato previsto un orario più flessibile? Adesso il buio, no, 20, 20 e 15, no, 20 e 3, insomma, c'è del buio. Come si fa a chiudere? Anche perché ci sono delle testimonianze, io leggo certe testimonianze di persone che sono state, voglio dire, ovviamente con gentilezza, allontanate. Per cortesia, dove ne dovete andare perché dobbiamo chiudere. Signori miei, io non lo so. Dottore Alecci, a chi ci dobbiamo rivolgere? Ma dico, fermo restando questa pappardella, no? Questa storia, questa favola, chiamiamola come volete, che l'aspetto gestionale riguarda solo ai dirigenti, loro sono i responsabili del servizio, fermo restando questo. Ma possibile che un cazzo di commissario non li può chiamare e non gli può dire: senta, dottoressa, cortesemente, ma leggo questo articolo, leggo queste lamentele, leggo queste dichiarazioni, queste testimonianze, che succede? Perché non possiamo, voglio dire, portare, no, reiterare l'orario fino alle 20, 20 e 30, eccetera. Perché? Quali sono i motivi? Non si può fare questo, non si può dire questo a un dirigente? Comandano quelli? Comandano i dirigenti? Se comandano i dirigenti, gli attivendi. Non ho capito. Qual è il ruolo? Io lo vedo così. Al di là della legge, delle norme, dei codicilli, paragrafi, comme e quant'altro, insomma, no, voglio dire, ma dico, possibile che le altre gestioni commissariali abbiano fatto sentire il fiato sul collo, la loro presenza, la loro autorità nei confronti dei dipendenti, dirigenti, funzionari e quant'altro? Possibile che adesso, sì, però, da parte mia, figuratevi, però il dirigente dice che sì, però il dirigente dice che in questa maniera pure coso va bene, lasciamoci stare. Io ripeto, non ce l'ho con nessuno, però è un modus, voglio dire, come posso dire, comportamentale, coso che io non condivido, è più forte di me, quindi. Ma ripeto, sono delle opinioni mie, rimangono mie. E quindi lasciamo citare. C'è stato, ecco, nell'ambito della rassegna La Mettina in Maggio dei Libri, si è tenuto un incontro sul tema situazione e prospettive della salute mentale a 40 anni della legge 180. Ovviamente un tema molto molto interessante. E qua dico, apprendo, e quindi apprendiamo,
che è il nuovo centro di salute mentale che nel vecchio ospedale di Lamezia avrebbe bisogno, anche alla luce delle nuove scoperte farmacologiche, no? Eccetera, magari avrebbe bisogno di risorse umane e strumentali maggiori, no? Parliamoci chiaro. Comunque, queste sono quelle cose che vanno supportate, vedete? Quando si tratta di queste cose, il centro di neurogenetica, il centro di salute mentale e altre istituzioni, cioè che riguardano il terzo settore cosiddetto, che riguardano la gente in difficoltà, soprattutto chi a casa ha un parente a letto, impossibilitato a deambulare, qualche ragazzo o ragazza che sono diversamente abili, eccetera. Ecco, queste sono quelle situazioni in cui le istituzioni dovrebbero veramente, no, decuplicare i loro sforzi per andare incontro e consentire a queste persone di vivere, voglio dire, una vita molto più decente, no? Mi pare che non è che stai scoprendo l'acqua cauda, dovrebbe essere così. Vabbè, comunque. Questo che è buono, è tuo, Tony, no? Ma questo qua è, no, hai fatto bene perché parla di costi, eccetera, però riguarda, no. Riguardano Ceraterinese, hanno Ceraterinese, ci sono le elezioni comunali il 10 giugno e quindi sì, c'è un articolo che riguarda l'ex sindaco che si ripresenta, che ci riprova, dunque... Un impegno totale per la costa, no? Simone, è bene di questo paese, è ben più importante delle nostre poltrone. Sulla carta. Il bene di questo paese è ben più importante delle nostre poltrone. Dicono tutti così. Dicono tutti così. Per avere, ma attenzione, non riguarda, se non riguarda Rino, Rino Rocca, tanto pensieri che io conosco e stimo. Lo conosco da anni, eccetera. No, riguarda in generale la politica. No? Sì, sì. Che parlano sempre il bene del paese, il bene di questo paese. Io mi sono presentato per andare incontro al bene di questo paese, per soddisfare i bisogni di questo paese. Paese no. E poi non ho mai fatto un cazzo. Qua, ecco, però ti ripeto, non riguarda la fattispecie, voglio dire. Poi sul patto del mare. Non sappiamo nulla, le condizioni del mare ovviamente non dipendono né dalla commissione straordinaria, no, ma dipendono, a mio sommesso parere, modesto parere, più una questione a livello regionale, bisognava fare un progetto di intervento coinvolgendo tutti i comuni rivieraschi che sono sulla costa, sul litorale, ma questo era un fatto che dovrebbe partire da subito, veramente doveva partire da anni, perché per mettere il mare, voglio dire, nelle condizioni di balneabilità al 100%, bisogna lavorarci per anni, i comuni si debbono impegnare per anni, ma si deve creare un circolo virtuoso, mica lo può fare un comune. Ecco perché la volontà politica, caro Albino, è quella che è. No, cioè ormai qua la politica non è più intesa come servizio per la collettività. Ma una volta però la facevano queste cose, Tony. Ma guarda, chi facevano una volta? Qualcosa avevamo. Sì, bravo, erano molto più intelligenti. Più intelligenti, vi dire anche una cosa, è il monetato che ottieni da parte. Però perlomeno ti devono dire ancora una cosa. Non ti fanno vedere una mazza. O vediamo tutto questo messaggio che c'è sotto, Tony. Questo è importante. Sta cosa, intanto noi andremo ovviamente
con le telecamere sul lungomare. Tony, se tu vieni con la telecamera a Via delle Rose, dove c'è la chiesa. È bel Via delle Rose. Non possono camminare la gente del supermercato. Da lavoro. L'erba ai coveri. Ah? I coveri d'erba, capito? Albino, c'ho parecchie lamentele in questo senso. Vale a dire. Guardate, no, diciamolo, no. Guardate che davanti, guardate che davanti i scoli non si ci può stare. Guardate che là sui marciapiedi non si può passiare. Guardate che là, ma io la domanda che faccio alla gente, dico, ma voi che cazzo fate? Dove siete? Che cosa agite? Cioè, voglio dire, presentatevi in delegazione dai commissari ed esponete il problema. Noi possiamo venire con la telecamera per far emergere la criticità, ma non è che un problema voi risolviamo noi, il problema me lo deve risolvere lui. Un foglio, uno che prende un foglio e facciamo tutto. E se non lo risolvono, ecco perché manca ai lamentini, manca la seconda battuta. In prima battuta partono, ma la seconda battuta vi manca. Che cosa voglio dire? Se ma quello colonno sonora pure parla, perché ci vuole. È normale amministrazione, è il quotidiano questo. Se non fanno questo ti puoi prendere. Allora, no. Cari cittadini, in prima battuta gridate. Ma se non c'è risposta, in seconda battuta che vi dire? Dovete creare le condizioni, non lo so, diatelo comune, create disagio. Fate caciara, fate un qualcosa, fate sentire la vostra voce anche al di fuori di Lamezia Terme. Chi sta? Ma invece, ripeto e chiudo, la risposta i sindaci l'hanno già data ieri. Si è presentato un solo sindaco su 17, 18, quanti cazzi sono? Lasciate perdere. Un solo sindaco, già questo è indicativo, della forse rassegnazione, dell'indifferenza, beh, chiamatela come volete, no. Io adesso come mi sapete lascio. Qua siamo sempre al divino di Bacco, al divino di Bacco, al divino Bacco. Al divino di il divino Bacco. Il divino Bacco. Siamo sempre qui. In via? Perché non la. Tony, via un mare curto, tu faccio mutare quelle via. Roberto il Guiscardo. Roberto Guiscardo. Roberto il Riscaldo. Allora. Guiscardo. Via Roberto il Riscaldo. E mammarella mia tu, Carmelo. Vabbè, se fanno capisciuto, no? Signore De Grazia, fatto il giovanile, mi dia la chitarra, che devo cantare questa canzone che me l'hanno chiesta una ragazza che il papà ci piace. E ho cantato Ucciuccio. Ucciuccio. Aviano Sceccarello, che era una cosa fina. Si la faceva raggiando la sera e la mattina, coraggio che faceva, pareva a tenore, ciuccio bello di sto cuore, come ti può alzare. Quando raggiava faceva, ciuccio bello di stupori, come ti posso amare. Ciangitelo, ciangitelo, che è morto ciuccio mio, così ha voluto Dio e chi ci ha vino a fare. Coraggio che faceva, pari a nude nore, ciuccio bello di stupore, come ti posso amare. Quando raggiava pacia, ciuccio bello di stupore, come ti posso amare.
quando m'è morta moglie ma non ne ti dispiaciri, senza sospiri e lacrime la gli sotterrà. Poche m'è morto ciuccio, ciancio buccando ore, ciuccio mio fumoso viaggio e non ti può chiamare. Quando raggiava pacia, ciuccio bello di sto cuore, come ti posso amare. Un giorno gli da spazio, ci mise a briglia d'oro, mezza di signori, ci mise poi a raggiare. Lo raggio che faceva, pari a noi tenori, ciuccio bello di sto cuore, come ti posso amare. Quando raggiava faceva, ciuccio bello di sto cuore, come ti posso amare. Ok, beh, bellezza. No, beh, ma io lo dico ciò. No. Ok. Allora, come sapete, siamo sempre qui e del vino Bacco, dal nostro amico Giuseppe e la signora Giovanni, che la salutiamo. Vi no, signor Michele, scusa, signor Giuseppe. Beh, Michele, Giuseppe, se mi impegna. Vabbè, Michele. Io ho il vizio che cambia il nome. Però, il signor Michele, va bene, e la signora Giovanna, e salutiamo i suoi figli. E tu, venite, che c'è veramente roba buona, veramente. Il vino è buonissimo. No, come dico io, è bello, buonissimo, è buono, veramente buono, veramente. Allora, che cosa vi devo dire? Ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina, lo saluto Rari, saluto il mio editore Giovanni, che si trova fuori, e tutta la famiglia, va bene? E il nipotino Giosuè, e poi saluto il mio nipote Pietro, gli mando un bacio. Io vi saluto e ci vediamo domani mattina, sempre se Dio vuole. Ciao, ciao a tutti.